via da Napoli a Genova, l'ultimo quadro dipinto da lui, il Martirio di Sant'Orsola, un quadro meraviglioso proprio per l'interpretazione molto personale delle iconografie, la santa che sta morendo perché è stata appena colpita da una freccia dal re degli Unni per resistere in qualche modo alle promesse di questo violentatore. Cerca di levarsi la freccia che l'ha colpita in pieno petto per resistere sulla terra. Il martirio di queste 11.000 vergini, secondo la tradizione, era rappresentato come una scena corale. Caravaggio invece ha bisogno di zoomare la storia, di andare dentro la stanza, e ci fa vedere una specie di dialogo serrato fra il carnefice e la vittima, e questa è la grande novità. Quali zone soleva extravagare il cervello di Caravaggio?